Così quello, eh. Avrei voluto trascorrere gli anni che ancora mi restano da vivere in santa pace e invece sono costretta a difendermi nelle aule di tribunale persino da mio figlio. Queste le parole con cui la grande Gina Lollobrigida ha descritto la sua profonda amarezza nei confronti di Milko Škofić, il suo unico figlio protagonista da alcuni anni insieme all'attrice di una faida familiare che ha dell'incredibile. Il 4 luglio scorso ha compiuto 91 anni la nostra Gina, a tutti gli effetti una leggenda vivente, dall'infanzia a Subiaco al concorso di Miss Italia fino alla consacrazione come modello di seduzione e bellezza in tutto il mondo. 62 pellicole, 7 Davide di Donatello, 2 nastri d'argento, poi la scelta di ritirarsi dalle scene per dedicarsi al suo primo grande amore, la scultura e la pittura. Ma la vita, anche alle dive, può riservare sorprese dolorosissime. Da tempo, infatti, l'attrice è in guerra con il figlio Milko Škofić e il nipote Dimitri. Entrambi hanno denunciato il giovane manager della Lollo, Andrea Piazzolla, accusandolo di aver messo mano all'immenso patrimonio della diva. La Lollobrigida viene così sottoposta ad una perizia psichiatrica richiesta proprio dal figlio Milko e dal nipote. Sarà dichiarata in salute, ma al contempo a rischio manipolazione. Purtroppo, quel che mi sta succedendo è causato dal denaro e dalla cupidigia di alcune persone che vogliono impossessarsi dei miei averi. Tra quelle persone, per la diva, ci sarebbe proprio il figlio Milko, che a suo dire non è mai stato accanto, come invece lo è stato Piazzolla. Il ragazzo tuttofare, più giovane di 70 anni, amante della bella vita e delle auto di lusso, che dal 2009 figura come amministratore della società che gestisce i beni di Gina. Sembra un film, ma non lo è. In questo triste racconto c'è una star, ma anche una donna anziana, che vorrebbe sentirsi libera e che invece si descrive come una madre ferita e umiliata.